sempre un piacere incontrare un campione del mondo all'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Poi Renato Pasini ormai è di casa, posso dirlo, perché non è... Buonasera a tutti, sì, vengo sempre volentieri qua perché da tanti anni, poi un anno mi avevate dato anche il premio e quindi sono rimasto legato, è un'iniziativa che vale la pena e peccato che noi a maggio, giugno abbiamo sempre i raduni, infatti domani parto per il primo raduno con la squadra, quindi ho fatto una partita oggi, ma ci sta, sarebbe bello farne un po' di più, però il periodo è questo e va bene. Allora, la situazione del fondo in Italia? Abbiamo Pellegrino che sicuramente quest'anno ha fatto un grande salto di qualità anche nelle gare distance, però anche lui adesso è sui over 30, quindi comunque però nel fondo si può arrivare anche sicuramente fino a Milano Cortina, arriverà competitivo e poi ci sono dei giovani emergenti che promettono bene e... C'è qualche Renato Pasini insomma dietro che può arrivare? Ma di sprinter e Pellegrino è sicuramente il numero uno, però qualche giovane, ma i giovani c'è Mocellini che ha dimostrato di essere uno sprinter di livello, soprattutto in tecnica classica, ma anche in skating può migliorare, è del 96, quindi è, il futuro è suo. E poi ci sono dei buoni distance che possono crescere come Barpe e altri giovani che vanno, tipo Barpe è un po' più portato per le gare distance. Le donne, che è un po' il campo dove sono impegnato io, facciamo fatica, però ci sono delle giovani promettenti, quest'anno salgono su categoria senior e c'è un bel gruppo, devo dire che la fiducia c'è, sappiamo che è un lavoro, un'avventura difficile, perché dopo i fasti delle varie Belmondo di Centa e Follis e Longa e Company abbiamo avuto un po' di anni di... Secondo me ci è mancato un po' una leader o due... Cosa nascono però le difficoltà? Manca l'approccio alla specialità del fondo, manca la voglia di sacrificio, entra forse in campo anche la famiglia per una donna più condizionata. Qual è secondo te l'aspetto, forse anche numerico, perché poi quando ci sono i grandi numeri riesci anche a raccogliere meglio? Sì, hai detto un po' tutto, poi è chiaro che i numeri sono calati, però quello credo in tutti gli sport, poi nel nostro sport di fatica sulla neve, il fatto di, sì, sono le solite robe che si dicono, però abbiamo comunque delle ragazze che hanno voglia di far fatica, hanno voglia di allenarsi, perché poi l'idea che il fondo è fatica è un'idea, è vero, perché è uno sport di resistenza, però per il pubblico, per gli appassionati, lo ribadisco ogni volta, il fondo è come il ciclismo, se andiamo allo Stelvio a bomba come fanno quelli del Giro d'Italia è dura, è fatica, se si va in pianura sulle ciclabili è anche la bici come il fondo fatto sulle piste turistiche è divertente, è salutare e non è, sì è fatica, ma non è fatica come quella che fanno gli atleti che arrivano all'arrivo stremati. Soprattutto non è esplosivo e anche per seguirlo è appassionante perché una gara dura molto di più. Sì, poi è uno sport completo, utilizzi tutti i muscoli e si fa nella natura, nella neve, quindi è chiaro che a livello di donne, secondo me, quello che hai detto tu, tutte robe da considerare. Ma per quanto riguarda la nazionale italiana ci è mancato un po' una guida, cioè tipo, non so, la Paruzzi è cresciuta vedendo Belmondo di Centa, la Follis e Longa sono cresciute avendo Paruzzi davanti e le altre che qualcuno che arrivava nelle prime posizioni in Coppa del Mondo. Adesso abbiamo avuto delle buone sprinter, Greta Lorane e Scardoni che adesso hanno smesso, hanno fatto dei bei risultati nelle sprint, però ci è mancato proprio una leader, una Pellegrino tra virgolette donna. Adesso abbiamo molta speranza nelle giovani e lavoriamo per il futuro. Preparati perché l'anno prossimo poi andiamo a vedere i risultati di quest'anno, così ci racconti giustamente lo stato di salute anche del fondo italiano a livello femminile. Spero che andate a vedere i risultati perché vuol dire che seguite quello sport, il fondo, perché abbiamo bisogno dei sostenitori.